Amici di Juventus, una signora per due, bentrovati. Sono calate le ombre della notte, non su New York, ma quantomeno su Torino. E volevamo fare il punto della situazione, che in realtà si presenta decisamente ingarbugliata, ma per le costruzioni che la giustizia sportiva è riuscita a fare, a creare. E si può partire proprio dal famoso contenuto della lettera misteriosa che, ricordiamolo, oggi il Consiglio di Stato ha ordinato di ostendere, quindi di consegnare ai difensori della Juventus. Ezio, ben ritrovato. Ben ritrovato a te, Massimo, ben ritrovati a tutti gli amici di Juventus, una signora per due. Ed eccoci qui per parlare di questa famosa carta contesa, carta alla difesa. Esattamente, carta contesa, carta alla difesa, come si diceva tanti anni fa. Ma che cos'è questa carta? Nulla di particolare, tra l'altro. Sembra che la Gazzetta dello Sport fosse già in possesso della carta segreta tempo addietro. Un'ansa di oggi pomeriggio certificava l'assenza di notizia criminis, cioè manca quella che è la fattispecie criminosa. Perché? Questa procura non può partire dall'analisi delle plusvalenze fittizie. È una richiesta che il procuratore federale Giuseppe Chinè scriveva il 14 aprile 2021 a Covisoc, all'attenzione del presidente Boccardelli e per conoscenza al presidente Gravina, che è comunque sempre entrato in questa vicenda, e per chiedere approfondimenti sulle plusvalenze delle squadre di calcio. Attenzione, un sistema, quindi non solo della Juventus, ma delle squadre di calcio. Quindi questo sarebbe il contenuto della famosa carta segreta che tanto sta facendo discutere, elemento che secondo la difesa potrebbe scardinare l'intero procedimento, dimostrando l'esistenza innanzitutto di un'indagine preesistente alla data di apertura o comunque la conoscenza di un illecito, cioè la cosiddetta acquisizione della notizia di reato. Questo cosa determinerebbe? Il superamento dei termini per la chiusura delle indagini. In realtà, come abbiamo detto, dalla lettera non emergerebbe nulla di tutto ciò, ma è un'indicazione di Chinè alla Covisoc, che, lo ricordiamo, è l'organo di controllo sulle società, su cosa ricercare al fine di fornire un contributo costruttivo e definire un modus di procedere comune per tutte le componenti federali. La materia, cioè intanto il motivo è il pronunciamento sul caso degli affari fra Chievo e Cesena, quindi si parte da lì, non sicuramente dall'elemento Juventus. La materia, con gli ultimi pronunciamenti in termini, è stata caratterizzata da una presa di posizione chiara da parte dei giudici federali. In pratica, la procura chiede a Covisoc la necessità di indagare su casi che fanno ragionevolmente ritenere che ci sia la sussistenza di operazioni di scambio di giocatori fra due società professionistiche in termini di sistematicità delle medesime operazioni di mercato. E non già un'episodica operazione, finalizzate queste operazioni, attenzione, per tutti, a sopravvalutare i dati di bilancio delle medesime società mediante appunto il sistema delle cosiddette plusvalenze. Quindi la questione non riguarda soltanto la Juventus, ammesso che questo sia un sistema, ma più o meno abbiamo capito perfettamente che funziona così per tutte le squadre di calcio. Nella lettera, anche l'intero pronunciamento della Corte federale d'appello del 2018 sul caso che abbiamo detto, ritenendo che queste valutazioni possano valere sotto il profilo metodologico per ogni fenomeno di elusione dei dati iscritti a bilancio che alterano l'affidabilità degli stessi. Allora, questo è un parere che è stato espresso, e questo punto di vista fa sì che Procura federale dica, o meglio, che Covisoc dica a Procura federale, si nota una certa reiterazione dei comportamenti delle società nella gestione dei calciatori. E Procura federale risponde, ok, partiamo solo con la Juve, punto interrogativo. Questo è uno dei primi elementi.
Perché se il sistema è questo, occorre partire non soltanto dalla Juve, ma da tutte le società, Inter, Milan, Napoli, lo sappiamo perfettamente, e rilevare tutti gli illeciti, in questo caso, che portano ad alterare fittiziamente il bilancio. Ora c'è un altro elemento, visto che questo tipo di scambio di pareri fra Procura Federale e Covisoc, un parere in questo caso, ricordiamolo, probabilmente è questo l'elemento che ha fatto partire le indagini anzitempo rispetto ai termini che noi conosciamo, che riguardano e solo ed esclusivamente la Juventus. C'è anche il Napoli di mezzo, chiaramente, ma la Juventus è oggetto assolutamente di un'indagine chiara e approfondita. Attenzione, stiamo uscendo da quella che è l'inchiesta Prisma, che riguarda altri. E questo farebbe sì che i termini di istruzione, chiamiamoli secondo il vecchio linguaggio, siano ampiamente scaduti. Perché se parti, e questo è nel 2018, quando è 14 aprile 2021, in questo caso, 14 aprile 2021, fate due calcoli. Se occorrono 60 giorni per istruire una pratica, noi siamo assolutamente al di fuori di questi termini, che sono termini perentori di chiusura, a garanzia di quella che è chiaramente la fase processuale. Un'altra cosa da rilevare, Ezio, è che comunque quanto ha espresso oggi il Consiglio di Stato ha un concetto molto chiaro. Alla giustizia sportiva manca il cosiddetto accesso agli atti, elemento fondante per qualsiasi tipo di processo che prescinde da quello che è la giustizia sportiva, perché è un diritto costituzionalmente garantito. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e che qui non si scappa. E ci aggiungiamo il resto, perché non è solo qui la questione, no? No, intanto allora andiamo per ordine, perché i ricorsi presentati dalla Piovra, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, al Consiglio di Stato sono stati due. Quello che ha avuto per oggetto il respingimento della sospensiva e che quindi ha obbligato la Federazione Italiana Giuoco Calcio a consegnare la famosa carta nera di Kinè, era il numero 2328. Ne esiste un altro, il 2329, quello che verrà dibattuto in data 23 Esatto. marzo, in data 23 marzo, e che riguarderà la possibilità di che questo documento, questa carta, possa essere utilizzata in sede di collegio di garanzia del CONI. Ora, qui ci sono alcune cose che tengo a dire e cercherò di essere il più sintetico e meno noioso possibile. Uno, io trovo aberrante che, come al solito, un certo tipo di certi documenti, prima di finire in mano agli avvocati interessati, qualche mano resta, le passi queste carte ai giornali, e specificatamente nel caso di specie a un giornale In che particolare. sappiamo perfettamente qual è. In secondo luogo, giusto perché la controparte, in questo caso non solo la Juventus, ma anche Agnelli, Paratici, Cherubini, che ha diritto alla tutela delle proprie esigenze difensive, così come tutta la questione deve essere trattata in modo trasparente, e questo non è avvenuto, in contraddizione a quanto Gravina, che è solito predicare bene e razzolare male, aveva espresso giorni addietro. Io credo che, insomma, la gente si chieda perché su questa carta, diciamo, meno esplosiva, no? Di quello che era nell'attesa Esatto. generale, perché è stata oggetto di tanta ostinazione da una parte nell'averla e dall'altra parte nel non volerla consegnare. Allora,
L'unica spiegazione che vi posso dare è che la parte resa pubblica sia esattamente quella che una certa parte voleva fosse resa pubblica, ma che in realtà ci sia comunque anche dell'altro. Dopodiché è anche abbastanza facile, cioè intuibile capire che essendo la Federazione Italiana Gioco Calcio abituata da ormai da anni a considerarsi una sorta di fight club e quindi libera di esercitare le proprie regole con vincimenti a piacimento, in modo privatistico e del tutto dimentico di quelli che invece sono diritti costituzionali non calpestabili, sottolineo, non calpestabili anche da federazioni alle quali è riconosciuta una certa autonomia. In punta di fatto da questo stralcio, no? che è stato pubblicato, oltre a quello che giustamente hai detto tu, a mio avviso il passo importante, un passo che io ritengo importante, è quello in cui chi ne si dice pronto a proseguire, e attenzione al verbo, a proseguire l'attività di indagine ove emergano elementi necessari a corroborarne la necessità, si prosegue qualcosa che è già in piedi e non qualcosa che deve iniziare, Allora, perché se, sembra banale, ma è lingua italiana. Tutto questo detto, mi sembra, Massimo, che in termini sistemici sarebbe anche ora che determinati organismi, siano essi di tipo privatistico oppure di tipo pubblico, fossero composti da soggetti indipendenti rispetto agli altri organi, Ma perché sai Ezio, non è accettabile, Massimo, non è accettabile che gente che fa parte della Procura federale, gente che fa parte del Consiglio di Garanzia del CONI, faccia a sua volta parte di alcune sezioni del Consiglio di Stato. Cioè, ma qui siamo, cioè, veramente oltre il ridicolo, perché perdonami il paragone, ma è un po' come se Massimo Moratti fosse il responsabile della sala VAR di una partita in cui gioca l'Inter. Sì, ma sai No, Ezio, uno degli no, no. elementi che secondo me mette in seria difficoltà, in questo caso la FIGC, è che loro probabilmente non si aspettavano questo tipo di ricorsi e nella loro idea, tutto avrebbe dovuto limitarsi a quella che è la giustizia sportiva. Ora sta prendendo un altro tipo di, aspetto totale, per cui è normale che le lacune del sistema FIGC, in questo caso giustizia sportiva, vengano fuori prepotentemente, lo abbiamo visto con la pronuncia dell'organo amministrativo, per cui secondo me sono seriamente in difficoltà, saranno obbligati a modificare qualche norma di accesso e a rendere più trasparente il procedimento. La Juve sta facendo bene con questi atteggiamenti, secondo me, mettendo in luce tutto un sistema che secondo me deve essere riformato, fatto di orti, orticelli o molluschi, in questo caso piovre, come dici tu. Quindi noi ci attendiamo, tenendo presente che questo è un filone d'inchiesta, poi ci sono gli altri, e vorremmo anche capire, ma il capo di imputazione è stato cambiato proprio per far sì che si potesse assolutamente ragionare quasi sul nulla, perché poi alla fine o lo fai per tutti o lo fai per nessuno. E il sistematico ricorso a questo fa sì che tutto il sistema debba essere rivisto, Ezio. Sì, ma guarda, intanto dobbiamo dare atto al collegio difensivo della Juventus veramente delle enormi difficoltà che stanno incontrando, perché è evidente, io
penso a tutti, a parte qualche fondamentalista ritardato, anche in possesso del tesserino del nostro ordine, che il sistema, sarà poi interessante anche ascoltare Andrea Bosco a riguardo, che il Va sistema è palesemente schierato e quindi non è facile per un collegio difensivo districarsi in mezzo a questo dedalo di conflitti di interessi. Dopodiché resta il fatto che se i contenuti di questa carta fossero stati così inapprezzabili o comunque così influenti, crolla la motivazione per cui assolutamente. sia stata strenuamente difesa l'occultazione. E quindi, guarda, Massimo, non, io mi aspetto ancora moltissime novità Sì, anche certo. a riguardo della carta stessa, perché se in effetti, guarda, fosse stata così banale, così ininfluente, sarebbe stato la federazione avrebbe fatto più bella figura nel Assolutamente. consegnarla immediatamente spernacchiando la difesa, dicendo: ecco qui, cioè, avete tanto Beh, insistito certo. per il nulla. Evidentemente del nulla non si tratta, e io, insomma, confido che indipendentemente da quello che succederà il 23 di marzo con la seconda udienza del Consiglio di Stato, che in sede di collegio di garanzia del CONI Beh, lì, vedremo, per certe forza. aberrazioni terzomondistiche, perché poi guarda, anche Massimo, anche in una certa Russia e in una certa Cina, quando i processi erano solo di facciata, comunque, se non altro, il diritto alla difesa era ugualmente garantito. Qui siamo andati veramente oltre e ci stiamo confrontando con un'istituzione che, a mio avviso, ha perso ogni credibilità e che, tra le altre cose, sta svilendo l'immagine non solo della Juventus, che è peraltro l'unica di cui mi porta, ma anche quello di tutto il circo che loro vogliono tenere in piedi ovunque nel mondo. Per quello che mi riguarda, Esatto. il tendone di questo circo deve crollare. Mi spiace per i trapezisti che ci lavorano, Vabbè, sì, ma troveranno un altro circo, insomma. io confido nei sostenitori, nell'intelligenza dei sostenitori bianconeri, Massimo, che perseverino un boicottaggio totale, perché anche gli ultimi dati Auditel attestano un crollo Degli degli abbonamenti ascolti anche. delle visioni televisive, così come attestano che la sola Juventus rappresenta un terzo del pubblico globale. Per cui io dico: facciamo crollare il tendone del circo. Se sei d'accordo, sposterei a domattina, in tarda mattinata, un'analisi della conferenza di Massimiliano Allegri, che non credo sia stata del tutto originale. Per lasciare un momento di riflessione agli amici, abbiamo cercato di darvi dettagliatamente quello che anche noi conosciamo parzialmente, perché non conosciamo naturalmente, non abbiamo letto le carte. Ma è un elemento giusto e sacrosanto. Sostenere una linea di difesa va a vantaggio di tutto l'ordinamento italiano e anche e soprattutto dell'ordinamento sportivo, e mette in evidenza quelle che sono le lacune importanti, ma dato che non abbiamo di fronte dei giudici impreparati, lacune secondo me dolose. Vi ricordo che, e chiudo così, se sei d'accordo Ezio, scusate, la rima baciata, che sono aboliti i tribunali speciali dalla messa in operatività della nostra Costituzione. E lascio a voi ogni tipo di conclusione. Ezio, siamo d'accordo così allora? Siamo totalmente
totalmente d'accordo così, Massimo. Io colgo l'occasione per augurare un buon proseguimento di serata agli amici del canale. Se gradite il nostro lavoro, per favore Fatecelo sapere, iscrivetevi esatto. e attivate la campanella per esserne sempre aggiornati. Per il momento, oltre alla fine, auguro. Ci vediamo presto, cioè fra qualche ora.